Sei un pietoso surrogato di Salvatore. Vorador. Vedo che la mia fama mi precede. Sì. Spero che sia buona. Ti osservo sin da quando emergesti da quella fortezza maledetta. È strano che il tuo arrivo coincida con la corruzione dei pilastri. Ma piuttosto mi chiedo, tu sei il catalizzatore di questi eventi o la risposta? Non so che cosa intendi. Allora sarò più esplicito. Io diffido della tua provenienza, straniero. Averti visto uscire dalle putride viscere della fortezza di Mobius mi spinge a chiedermi quale sia il tuo scopo qui. E cosa devo pensare della tua comparsa? Chiaramente non sei umano, più demone che vampiro. Dei pilastri? Non è una coincidenza che il tuo arrivo in quella pianura abbia anticipato la loro caduta. E così te lo chiedo chiaramente. Tu sei strumento di distruzione o di salvezza per i pilastri? Nessuno dei due. Molto bene. Allora valutiamo l'altra faccia della questione. Ho seguito il tuo viaggio. Ti ho visto scoprire con somma facilità dei segreti che sono stati nascosti e protetti per millenni. Sentiero che hai percorso è aperto a un solo essere. Tu non sai che cosa sei, vero? Sono stato molte cose. E se mi trovi ignorante, illuminami. A che scopo? Questo mondo è al di là della redenzione. Bestiame umano può anche tenerselo. Da te mi aspettavo ben altro che questo cedimento. Secoli di persecuzione mi hanno insegnato molto. 500 anni fa... la nostra razza era stata quasi sterminata dalla fanatica crociata dei Sarav. E ora si ripete la stessa marcia con me. Solo decennio, l'armata di tagliagole di Mobius è quasi riuscita a fare ciò che i Sarafan non hanno potuto. Vampiri che interferiscono nelle faccende degli uomini. Guarda dove siamo arrivati. Allora che dovrei farmene dei segreti che ho scoperto? I ritratti della razza alata, i pilastri, la mietitrice. Sono favo, ragazzo. Sono la delusione di un'antica cultura che non voleva abbandonare la speranza anche molto tempo dopo essere stata respinta dal mondo. La loro stirpe svanì lentamente, fino a quando rimase solo uno degli antichi, corretto dal senso del dovere, da una fede incrollabile nelle profezie. Ma anche se tu sei ciò che sembri, non importa più nulla. Sei arrivato semplicemente troppo tardi. Janos Odron, il guardiano della mia editrice, l'ultimo degli antichi, nonché mio creatore, venne assassinato dai Sarafan quasi 5 secoli fa. Lui solo possedeva le risposte che cerchi, e i suoi segreti morirono con lui. Non so come tu sia giunto così lontano senza la sua guida o senza la mia mietitrice, rubata 500 anni fa dai Sarafan. Temo, amico, che tu abbia esaurito la tua dose di fortuna, come tutti noi. Non avevo meno ragioni per fidarmi di Vorador rispetto a chiunque altro avessi incontrato. Infatti, l'antico vampiro era l'essere più schietto che avessi incontrato finora. Se Janos Odron era la chiave di tutto, l'avrei cercato. E la macchina tessitrice del tempo di Mobius me l'avrebbe permesso.